la dottoressa Anna. Daniele è collegata? Sì, 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 è collegata, sì. Dottoressa, buonasera. Ci senti? Sì, benissimo, già te. Come stai? Non ti vedo, ma ti sento. Allora, è importante sentirci. Sto chiamando il collega che deve presentare il bando. Ok. Luigi, bello, puoi salire, Gioia. Che stiamo cominciando, ok, grazie Luigi. Prima del Mariella, prima che iniziamo, posso fare. Eccomi, ero andata a studiare mie carte. Senti, prima dell'inizio, ti volevo chiedere una spiegazione, evidentemente se c'è la possibilità. Noi stiamo facendo un percorso per l'inclusione degli immigrati. Per quanto riguarda la tua conoscenza, se qualcuno di questi fosse interessato, magari dandogli un pezzo di terreno, un video e così via, potremmo fare anche un insegnamento con loro anche ai fini di poter avviare un processo di meccanizzazione su cui impegnarvi al servizio delle aziende agricole? Figurati, io sono particolarmente interessata e nel passato lo abbiamo anche fatto, ti ricordi quando ci fu quel periodo dei voucher famosi? Quello era bastevole per poter iscrivere i nostri corsi di formazione. Io feci un po' una forzatura, ma ne abbiamo fatti vari. Quindi noi possiamo... Allora, Geppi, tieni conto di una cosa. Che ai GAL noi avevamo chiesto... mi senti? Sì, sì, abbiamo alzato, ci sentiamo. Ok, mo alzo pure il mio. Allora, noi ai GAL avevamo chiesto di tenere lo sguardo alto, no? E quindi di programmare anche azioni di contesto. E loro hanno programmato 74 milioni di azioni FESR e di azioni FSE+, tutte orientate alla gestione, all'acquisizione di competenze da parte dei lavoratori migranti. Quindi, sarebbe una bellissima cosa, l'assessore Caputo ha scritto pure al Presidente dicendo guarda, noi oggi come fondi agricoli europei siamo fuori dall'accordo di partenariato, ma questo non significa che non possiamo proseguire con i fondi strutturali dal problema che il lavoro in agricoltura è un enorme problema, noi ci vuole. Quindi, Geppi, su sì, questa cosa io sono sempre disponibile. Va bene. Capiamo anche quale può essere il titolo, capito, per la partecipazione. Allora, facciamo una cosa. Luca che sta lavorando e conosce il tema di quello che stiamo facendo sul percorso di inclusione, magari la sera mattina a Napoli si vede direttamente con te. Se mettete a punto, diciamo, un'ipotesi, perché il Presidente su questo è molto interessato. Cioè, cerchiamo di... Siccome devo portare io una scheda per anche le altre eventuali azioni, potremmo inserire anche questa nella faccia avere, perché è interessato su questo percorso di che è più facile dare inclusione in questi territori che in città. Ma per carità, ma ma voglio dire, cioè, ma posso dire avessimo flussi di migranti regolari a cui far fare le attività agricole nelle aree interne dove ormai sono abbandonate? Cioè, ma infatti questo è il percorso della parte che noi potremmo recuperare dei dati. Sono completamente d'accordo. E sono a tua disposizione, vedo Luca vicino a te, viene Luca e cercami di capire come procedere, figurati. Sentite, allora io ho vicino a me Luigi, che è il responsabile del bando sull'ammodernamento aziendale. Io farei intervenire direttamente lui, poi casomai in coda
dico io qualcosa sui due bandi già ulteriori aperti e sui bandi che apriamo nel mese di luglio, va bene? Va benissimo. Credo che sia inutile che io vi faccia un inquadramento generale. Chi è venuto per sapere qualcosa di più del bando sulla... Poi io ci sto vicino a Luigi e mi chiedete quello che volete, va bene? Benissimo, grazie a te. E figurati. Allora, Luigi Siciliano, il responsabile del bando. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, procedo con la presentazione e così abbiamo modo di un attimino che riusciamo a recuperare. Posso condividere la visione sullo schermo? Posso condividere? Ok, perfetto, sì. Ok. Ok, quindi andando nella, alla presentazione, come dicevamo, il bando è l'intervento SDD01, che è un bando ormai storico, che riguarda l'ammodernamento delle imprese agricole e tutto ciò che riguarda appunto tutte quelle azioni che tendono a migliorare e ad aumentare la competitività delle aziende sul mercato. Come è noto, l'intervento SDD01 e l'intervento abbraccia, possiamo dire, questi obiettivi specifici che qui vedete, quindi quello principalmente di migliorare l'orientamento al mercato, aumentare la competitività, avere maggiore attenzione alla tecnologia, alla digitalizzazione, ma anche quello di contribuire ai cambiamenti climatici, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e quindi anche quello di preservare le risorse naturali e limitare il uso della chimica. E quindi sostanzialmente tutto ciò che riguarda la digitalizzazione dell'agricoltura. Quindi per chi ha avuto già modo di conoscerlo nelle precedenti programmazioni, è quell'intervento che consente alla impresa agricola di poter strutturarsi meglio, in maniera tale da posizionarsi meglio sul mercato. Gli obiettivi, ripeto, questi sono gli obiettivi specifici, ma inevitabilmente la SDD01 contribuisce un po' a tutti gli obiettivi. Pensare alla catena del valore alimentare, quindi pensare all'aumento di valore aggiunto che può rimanere in mano alle imprese agricole se sanno meglio posizionarsi sul mercato. Dei cambiamenti climatici abbiamo già detto, quindi con tutta l'innovazione che può introdursi in agricoltura, sicuramente si contribuisce alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Basta pensare alle energie rinnovabili, che un tempo erano quasi dire un pensiero da fare, oggi io ritengo che un'impresa agricola che ha la possibilità, ha le strutture dove poter posizionare, oggi come oggi è un obbligo per un'azienda introdurre impianti per la produzione di energia rinnovabile. Luigi, scusa, sì. Mi senti? Ciao. Senti, visto che su questo territorio insistono e sono presenti aziende che sono più interessate all'olivicolo e al vitivinicolo, per essere pure pragmatici sulla corretta applicazione di questa misura sul territorio, le ricadute che ci possono essere, se per te non è troppo chiedere, troviamo di concentrarci proprio sulle ricadute ambientali per questo genere di aziende, quindi olivicolo, vitivinicolo, quali possono essere. Olivicolo e vitivinicolo se sento un po' male, comunque il ritorno non è dei migliori, purtroppo, non sento bene. Hai detto comparto olivicolo e vitivinicolo? Sì. Ma non sento più nulla. Sì. Ah, ok. Allora, scusa, prima che prosegue Luigi, però, allora tenete conto che sul comparto olivicolo
è l'unico comparto sul quale noi vorremmo provare a costruire un piano olivicolo finanziato con le risorse del CSF. Che significa? Pensate alla Visciottana in provincia di Salerno e al grado di abbandono che c'è per il tipo di cultura. Insomma, noi stiamo ragionando per poter nel 2000, forse anche a fine anno, costruire un intervento ovviamente multimisura per la filiera olivicola, quindi ammodernamento aziendale specifico. E a questo proposito ci siamo fatti realizzare i costi standard. Perché? Perché se uno dovesse fare gli interventi di capitozzatura, ammodernamento della vostra cultivar, spesso non riesce a trovare imprese che lo fanno, per cui con i costi standard può procedere direttamente l'azienda a fare direttamente gli interventi di manutenzione e essere pagata sulla base dei costi standard. Ovviamente che altro ci sarebbe in questo progetto integrato? Ci sarebbe l'ATIS come motore, come volano per fare formazione, per fare consulenza alle imprese del piano olivicolo e anche casomai per affrontare qualche problema che le imprese hanno con la misura dell'innovazione. Ma ci sarebbe anche la SDG 13, quindi quella purtroppo per la trasformazione e l'ammodernamento, perché anche il bando sui trattori poi, a fronte dell'enorme numero che noi abbiamo di trattori, ha avuto e portato avanti solo 24 interventi, quindi l'idea è quella di rimetterci anche l'intervento su trasformazione e commercializzazione. Comunque, allo stato attuale, noi questi costi standard, castagno e olivo, li abbiamo e il bando che Luigi sta declinando dice che si sarebbero utilizzati i costi standard vigenti al momento della presentazione, dell'apertura delle domande di sostegno da parte dei richiedenti. Quindi anche in questo bando, al di là del piano olivicolo al quale noi stiamo lavorando, comunque possono avere accesso con questa modalità semplificata dei costi standard. Vai Luigi, scusami. No, è un intervento di precisazione molto, molto importante. Colgo l'occasione a questo punto della richiesta di Luca e secondo me anche per saltare un pochettino quelli che sono gli schemi, tralasciando le finalità, tutte queste cose che vi farò scorrere in maniera un po' più veloce, cercando di toccare quelli che sono i punti critici forse che interessano di più ai partecipanti. Allora, velocemente l'intervento si può realizzare sull'intero territorio regionale. Queste sono le risorse, 70 milioni di questo presente, questo bando, i 31 milioni circa erano quelli che la dottoressa Pastri faceva riferimento per un eventuale successivo piano di intervento specifico tematico per l'olivicoltura e iniziamo un attimino a capire quali sono i requisiti di accesso che sono comuni a tutti, anche a chi fa olivo e vite. Chiarisco subito che rispetto al passato purtroppo bisogna fare queste precisazioni perché nella mente rimangono le abitudini e le norme che finora vi siete battuti. Rispetto al passato non c'è nessuna produzione standard d'ingresso, pertanto l'azienda non è più vincolata a quella che era la produzione standard, può accedere a qualsiasi impresa a prescindere dalla sua produzione standard, con l'unico impegno, vi dico, al di là di quell'aspetto amministrativo, che deve presentare un progetto di almeno 20.000 euro di spesa.
possono accedere gli imprenditori agricoli singoli ad associati che sono iscritti, alla Camera di Commercio in possesso del codice Ateco 01 agricolo e devono aver validato, costituito in maniera completa e corretta il fascicolo aziendale dove dovranno inserire tutto ciò, tutte quelle che sono le macchine agricole semoventi presenti nella propria azienda, perché questo è un dato che servirà per il calcolo della potenza massima che viene riconosciuta ad ogni azienda di macchine agricole nel suo complesso. Bisogna sempre presentare un piano di sviluppo aziendale fatto attraverso il business plan, a cui si associa, si allega una relazione tecnica, agronomica ed economica, che stiamo aggiornando anche il sito, perché è una relazione che si elabora direttamente in ambiente informatico, quindi in ambiente dinamico. L'indirizzo sta cambiando, anzi sicuramente cambierà, non è questo che vedete, ma sarà oggetto di prossima pubblicazione appena il SIAN AGEA ci consentirà di chiudere questo bando. Differenza per il passato è ancora il progetto completo, il progetto cantierabile. Per il progetto completo si intende un progetto fatto nei minimi dettagli, mentre quello cantierabile è il progetto fatto nei minimi dettagli, ma completo anche di tutte le autorizzazioni, i titoli per eseguirlo. L'acquisto della sola attrezzatura equivale a un progetto cantierabile. Dico questo perché chi presenta il progetto cantierabile ha diritto a una premialità di 5 punti rispetto a chi presenta un progetto completo e però manca della premessa di costruire o di altro titolo ambientale per la realizzazione dell'intervento. I criteri che saltiamo, l'investimento può essere fatto fino a 3 milioni di euro di spesa, 1,5 milioni di contributo, i lavori devono iniziare dopo la presentazione della domanda di sostegno e riguardare anche nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti in entrata e uscita che sono compresi nell'allegato 1 del TFU. Se salviamo questi punti qua che possono essere un po' così, l'aliquota base. L'aliquota base del 50%, mentre se il progetto è presentato da un giovane che si è insediato da meno di 5 anni e che ha meno di 41 anni, quindi 41 anni non compiuti, può beneficiare di questo aumento del 10%. Come detto prima, la possibilità di presentare un progetto completo e quindi di consegnare successivamente i titoli abilitativi nei 90 giorni in caso di titoli urbanistici e 150 giorni nel caso di titoli in materia ambientale. Questo dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva. La forma di sovvenzione è il rimborso delle spese effettivamente sostenute e i costi unitari. Come accennava poc'anzi la dottoressa Passeri, un elemento molto importante è l'utilizzo dei costi standard, costi unitari o costi standard. La Regione Campania utilizza i costi standard elaborati da Ismea per quanto riguarda tutta la parte relativa agli impianti delle specie arboree. A questi si aggiungono tutta una serie di costi standard elaborati dalla Federico II, la facoltà di agraria, relativamente a tutte quelle che sono le cure culturali, quindi la potatura, di riforma e altri interventi. Questi perché sono importanti e servono molto i costi standard alle imprese agricole? Perché con i costi standard viene definito un ammontare ad ettaro, normalmente più o meno che tiene conto della densità delle piante, comunque con delle caratteristiche, con degli scaglioni. Una volta stabilito questo costo ad ettaro, l'imprenditore, l'impresa agricola non deve dimostrare nulla, cioè nel senso che la regione verrà solo ad accertare che quello che è stato preventivato è stato realizzato, per cui se parliamo di un impianto di un'arborea, di un oliveto o di un'altra specie,
viene valutato solo che è stato rispettato quella densità di impianto, che le piante ci sono, ma non viene chiesta nessuna fattura a dimostrazione dei costi sostenuti. In questo modo l'impresa può effettuare i lavori anche in economia con la propria manodopera aziendale, con i propri mezzi meccanici a sua disposizione. Non deve dimostrare, come abbiamo detto, con nessuna fattura, a differenza del rimborso delle spese effettivamente sostenute, dove lì c'è bisogno della fattura, del pagamento, tracciato, bonifico e quant'altro. Come qui vedete, siamo giunti già alla fine, poi magari se è più semplice riuscite a farmi qualche domanda specifica a cui spero di poter rispondere. Perché in questa prima fase noi dovevamo essere pronti il 10 giugno per far presentare le domande, ma stiamo avendo problemi con AGEA, con il SIAN, e pertanto contiamo di aprire la possibilità di presentare le domande da qui a qualche giorno, entro questa settimana, al massimo l'inizio della settimana prossima. E ad oggi la chiusura del bando è fissata al 5 agosto, ad oggi, in questo momento vale questa data. Gli altri riferimenti li troverete sicuramente sulla pagina, come vedo che già stavate evidenziando prima, dove ci sono tutte le informazioni e la documentazione ufficiale. Quindi io finisco la presentazione. Magari chieda a voi di fare delle domande specifiche e capire cosa posso apportare io di chiarimenti o di possibili input che può servire. Mi senti? Sì. Quindi per una presa di lingua tu consigli l'attesa della cultura del bando multifondo? Allora, per quanto riguarda l'olivicoltura in particolare, credo che sarà il principale comparto, se non al massimo, associato alla castagna, al comparto castagnolo. Quindi questi potrebbero essere i due comparti che saranno oggetto di un bando specifico, dove si ragionerà a percorsi standard, quindi favorire le imprese a fare i lavori e consentire alle imprese di, come dire, svincolarsi da quelle che sono le lacci e lacciuoli amministrativi di pagamento, scelta della ditta, di chi ti fa i lavori e quant'altro. L'importante è che vengano rispettati quelli che sono i parametri che individuano i costi standard e non dovete dimostrare alcun pagamento, alcuna modalità di pagamento. A quel punto l'azienda, con la propria manodopera, con il proprio trattore, con la propria famiglia, potrà realizzarsi l'intervento, l'ammodernamento dell'oliveto, del castagneto, e rispettato il parametro di riferimento, avere quel link si stabilito a ettaro. Aggiungo un'altra cosa ancora, proprio e forse esclusivamente per questo bando prossimo a cui si sta lavorando, ci sarà anche una definizione particolare dell'impresa agricola. Il regolamento comunitario consente di individuare diverse figure, tra cui la figura della piccola azienda agricola, alla quale è possibile concedere fino all'85% appunto per tutto. Si sta lavorando anche sulla definizione di impresa agricola in maniera sicuramente inclusiva, perché si cercherà di tenere dentro tutte le imprese che fanno quel tipo di attività agricola, olivicola in particolare, castagnicola, in maniera tale da stimolarli a fare gli investimenti, ad ammodernare il parco olivicolo degli impianti e di adeguare a quelle che sono le esigenze di mercato, perché non ci dimentichiamo che sullo sfondo c'è sempre la denominazione di origine dell'olio campano.
Allora, ultima precisazione, questo è il dinamismo della direzione generale sugli strumenti del CSR 2027. Vi sono preclusioni, facciamo chiarezza, ci sono preclusioni per chi aderisce a fa domanda per la SRD 07 di cui stiamo discutendo rispetto alla futura misura di politico, nel senso che spiego meglio. Se partecipo oggi alla SRD 07 avrò per la possibilità di aderire in fare domanda anche per la successiva misura o mi è preso? Ma la 07 non sono le extraterrestri? Non ti sei un numero di senza 01 scusami 01 è questa qui. Sì, dicevo, ci sono preclusioni se partecipa a questa alla futura misura di cui stiamo parlando. È un elemento che non è stato preso in considerazione ancora. Sicuramente potrebbe essere, qui è tutto da stabilire. Potrebbe essere che sicuramente se c'è dei progetti in corso con la 01 diventa difficile replicarla anche su questa che sarebbe una 01, non sappiamo ancora se i due interventi si possono sovrapporre. Chiediamo alla dottoressa se lei ha un'idea più particolare. Mi chiedevano SRT 01 oggi, chi partecipa a questo bando può poi partecipare da qui a qualche mese, inizio anno prossimo, alla SRD 01 tematica di cui stavamo parlando, l'inicolo Castandola, purché sicuramente... Che abbia finito, allora, l'unica regola che c'è, no? È che tu quando accedi a un progetto devi averlo concluso per poter fare una nuova domanda, è solo che non puoi avere due progetti in corso. Il principio è banale, cioè se fai oggi una domanda per un ammodernamento di natura olivicola, poi è complicato, però tenete anche conto di una cosa, insomma. In termini di piano olivicolo, noi abbiamo fatto l'affidamento al CREA PB per avere la redazione del piano olivicolo, che quindi ci faccia l'analisi SWOT, ci dica quali sono i modelli, i trend a livello europeo, eccetera, e ci dica quali sono i punti di debolezza che noi dobbiamo superare. Vi dico questo per dirvi che prima di fine anno prossimo io non credo che usciremo col progetto integrato per il piano olivicolo, capito? Chiaro, grazie. Quindi insomma voglio dire, io non ci sarò più, però immagino che no, Geppino, un rirlo pure tu con piacere, non ci sarò più. Io immagino. Allora, io che cosa mi immagino? Mi immagino che per fine anno questi ci consegnino la redazione del piano di vita, che ovviamente va condiviso, vanno fatto tavoli e che poi per fine anno prossimo ci possa essere l'emanazione del progetto integrato, capito? Benissimo. E capite, chi oggi prese per venire comunque è un anno avanti per tutte le cose che. Allora, buonasera, volevo fare questa domanda agli esperti. Allora, quando questa nuova definizione di piccola azienda agricola, qual è la piccola azienda agricola e quanto di terreno almeno deve essere in possesso per poter poi avere? Allora, su questa cosa di questo bando 01 c'è una possibilità, chiamiamola così, verso chi ha un costo massimo di spesa utilitaria 200.000 euro. 10, vabbè, nel senso che Vuol dire che abbiamo già lavorato
occorre riguarda la sostenibilità dell'intervento. Abbiamo un problema di connessione. Si realizzeranno deve essere contenuta nella, dire, nel flusso di cassa dell'azienda, quindi nelle attività economiche che l'azienda deve dimostrare di poter fare. Per gli importi inferiori a 200 di contenuti di 200.000 euro questa regola non vale. Vale semplicemente il fatto che il rendimento deve essere positivo da un punto di vista economico-finanziario, per cui già c'è una sensibilità verso le piccole aziende. Mo il piano ridicolo, Geppi, ma poi ci confronteremo nel merito, insomma, perché questo è soprattutto per le aree interne. L'idea qual è sul piano ridicolo? Quello di inserire soprattutto per quello che riguarda proprio la coltivazione. Non ti sentiamo più. Di inserire un'aliquota di contributo fino a addirittura all'85% per invogliare anche chi insomma lo sta abbandonando, ci fa pochi interventi, a poter intervenire. Il regolamento fissa questa aliquota così elevata esclusivamente per le piccole imprese e dice che ogni Stato membro deve procedere alla definizione di piccola impresa. Quindi al momento non è ancora legata alla minima superficie o alla media, stiamo studiando per cercare di includere tutte quelle aziende, in particolar modo le aziende delle aree interne, per cui cercheremo di trovare un modo per consentire a tutte queste aziende interne di poter partecipare e poter avere per talune operazioni agronomiche fino anche l'85% a fondo perduto. Si sta immaginando anche di diversificare un pochettino le aliquote a seconda del tipo di intervento. Cioè, devo dire la verità, la Pisciottana si merita questa aliquota dell'85%, sì. Altrimenti quando mai noi ci possiamo chiedere che credere che si interverrà, Gioppino? Sì, volevo dirvi una cosa, chiederti una cosa, ma... E poi voglio dire, noi la piccola impresa non l'abbiamo ancora definita, ma non la dovremmo decidere noi come Regione Campania, dovrebbe essere inserito nel TSP a livello nazionale, perché il regolamento recita in lo Stato membro. Ovviamente stiamo provando a ragionare col MASAF per arrivare a declinare questa definizione, che noi non vorremmo né sul prodotto standard né sulla superficie, perché poi ci darebbe altri oneri di natura amministrativa. La cosa più semplice, ma io non sono d'accordo, è quello di buttare la classificazione di dimensione economica, perché poi in quella classificazione nelle piccole e microimprese ci entrano tutti, però stiamo ancora ragionando, insomma, perché questa cosa, questa aliquota di contributo la utilizzeremo nel piano ridicolo. Ma sì, ma su questo mi senti? Mi senti? Sì, ti sento benissimo. Su questo aspetto qua noi potremmo utilizzare già la definizione di microimprese che già abbiamo riconosciuto come regolamento comunitario, stabilendo la soglia a cui non devono superare le aziende piccole. Quindi invertiamo il ragionamento, cioè tu sei una piccola impresa, sei una microimpresa, qualora non superi i parametri già fissati adesso della microimpresa nel regolamento comunitario più generale. E così tagliamo a testa al toro tutto quello che sta sotto il microimpresa. È corretto questo, però il problema no, è un problema che dopo dobbiamo fare una serie di controlli per stabilire chi è microimpresa, quindi dovremmo ragionare sul numero dei dipendenti e sul fatturato, cosa che è difficile da appurare in tempi ragionevoli. Potremmo ingolfare la macchina amministrativa e avere un effetto boomerang, perché è difficile sapere
consigliere. Però per dire, le nostre imprese, soprattutto delle aree interne, no, però sa, insomma, che il problema è verificato, capire se c'è un modo più semplice, capito? Che si tira indietro, soprattutto meno costo amministrativo. Che ricordati che i nostri ormai non dici si stanno proprio desertificando, come i tuoi. Ma sì, ma nella concessione c'è l'obbligo che ogni anno loro devono depositare, il bilancio lo devono fare. E quindi c'è la dimensione dei dipendenti, comunicano alla regione o all'ente di controllo ogni anno obbligatoriamente per i 5 anni di vincolo del finanziamento. Qual è la dimensione? E poi tu saresti sulla definizione classica, quello della dimensione economica, 10 persone fino a 1 milione di fatturato. Un'altra cosa che potremmo aggiungere, se possibile, è che nelle aree interne probabilmente introdurre il concetto delle reti di imprese agricole. Delle reti. Ah! Perché il problema qual è? Se io devo assumere a Gettino Parente per 100 giornali, è complicato. Però se siamo in rete con il principio del codatore di lavoro, noi andremo a sistemare una serie di lavori, soprattutto dal punto di vista dell'inclusione, che quindi farebbero un contratto annuale spalmato su 5 imprese e quindi avremo professionalità. Aspetta, Geppino, ti abbiamo perso. Allora ti dicevo, se nelle aree interne diventa premiante l'aggregazione tramite il contratto di rete, noi risolveremo un grande problema. Perché il proprietario di un livello non mi sente, no? Ci siamo persi. Questa è la connessione diretta. Abbiamo perso a noi. Ti abbiamo perso adesso mi dicevi. Uno, chiariamo che il piano rivivo non è solo sulla discettata, ma anche sul verdotto, copine satellità, in maniera anche le nostre. Per carità, lo sappiamo bene, ma io che vengo dal Cilento mi sento tutta la pisciottana spallata ti devo dire la verità, anche perché ricordati bene, quando fece il tour e arrivò nelle nostre zone, uniti sempre uniti, solo lì, tra poco è tagliato. Come piante ornamentali da mettere in tutte le rotonde del Cilento. Tra poco arriveremo a questo, speriamo di no. Un'altra cosa, io vedo nell'agricoltura delle aree interne, noi abbiamo appezzamenti di oliveto, proprietà agricole, ma che non sono, diciamo, di imprese vere e proprie, agricoltura vera e propria, ci sono professionisti nazionali. Allora, se questi avessero la possibilità di mettersi in rete, avere un contratto di rete, perché loro sono iscritti alla Camera di Commercio come per quanto riguarda tutte le attività di conduzione agricola e così via, se fosse possibile introdurre il principio del pagamento. No, a noi c'era venuta una domanda sul contratto di rete e abbiamo fatto una FAQ negativa. Fatto una FAQ negativa perché era una domanda molto specifica. Ma se tu intendi la rete di imprese solo di produzione agricola, come se fosse un ATS di scopo, voglio dire, l'ammodernamento aziendale, il bando, prevede la possibilità di partecipare in forma congiunta. Possibilità di fare dei progetti collettivi. Capito? Dei progetti collettivi. Dove tu ovviamente ne rispondi in maniera collettiva e non in maniera singola. Quindi un'aggregazione di questo tipo voi prevedete, singoli proprietà, anche se i problemi ci come dire amministrativi ci sono, gestione del fascicolo con AGEA, poi bisogna provare le modalità. Però insomma voglio dire, se voi ci segnalate che questo potrebbe essere uno strumento aggregativo, noi ci mettiamo ad approfondire e a capire. Con lui che facciamo questi corsi del contratto di rete di imprese agricole,
rispetto invece al principio del codatore di lavoro della co-conduzione delle sponde agricole, quello che interessa. Poi la produzione ognuna se la fa per conto suo, però quelle che sono le attività di produzione, tipo quando di coltivazione e così via, diventa complicato che ognuno di noi possa fare un contratto di assunzione con un lavoratore agricolo in maniera singola. Se invece noi abbiamo la rete che li assume e lavorano, noi andiamo a stabilizzare e creiamo professionalità, perché questo è il dato vero. Capito tutto, e mi piace anche molto come idea, quindi dici a Luca che Luigi lo aspetta, anche io, per farci una chiacchierata in questo senso. Va bene, grazie. Geppino, se vuoi vi posso mandare via mail le slide del bando che abbiamo presentato, così le puoi mettere sul sito del comune, non lo so. Sì, va benissimo. Allora, un'altra cosa. Un'altra cosa volevo dirti, per quanto riguarda la SNAI, sì. Che cosa c'è di particolare di vantaggio nella programmazione attuale? Allora, sulla SNAI tu devi tenere conto di una cosa, Geppino. Sì, sì. Allora, noi come fondi europei agricoli siamo usciti dall'accordo di partenariato. E non a caso, no, lui si mi sente di riserva indiana, Geppino, ma non a caso tu lo capisci. Perché oggi i fondi strutturali, FSE Plus, FER, ma anche il FEAMPA, pesca e acquacultura, ti ricordo che oggi l'acquacultura del regolamento parla anche di acquacultura acque interne, cioè qui potrebbe essere un'altra opportunità per le aree interne. Comunque questi fondi, insieme vabbè al JFK, ad altri fondi, fanno parte del cosiddetto accordo di partenariato sul 21-27. Ti trovi? Sì. Noi fondi agricoli siamo usciti dall'accordo di partenariato e non a caso con New Delivery Model siamo diventati PSR 14-22 e CSR 23-27. Che cosa significa? Significa che oltre le due aree SNAI, Altepinia e Vallo di Diano, ti cito queste due aree perché queste due aree interne, queste due aree SNAI, perché per queste due noi siamo riusciti a fare sia la prima fase, che è quella di costruzione del partenariato, sia la seconda fase. Quindi con le risorse 14-22 noi dovremmo riuscire a finanziare la strategia. Ti trovi? Le altre due, che sono Cilento Interno e mi pare Tammaro di Terno, allora noi siamo riusciti a fare a carico del 14-22 la prima fase, quella di costruzione del partenariato e di definizione della strategia. Dopodiché, anche se io il mio CSR non si presta più quindi alla SNAI, ma io ho scritto chiaramente nel 23-27 che avrei proseguito per le strategie solo di queste due aree interne, poi io chiudo con la SNAI, avrei proseguito con le risorse del 23-27, con la formula della sovvenzione globale, che vabbè, poi non ti sto a spiegare. Capito? Ma anche perché una volta fatto fare il partenariato io non mi potevo tirare indietro. Ti trovo? Vabbè, ma su questa allora vengo, così mi fai capire meglio, vengo a casa a trovare. Ma è un piacere, Geppino, figurati. Avvisami però, perché quando mi vieni a trovare ti faccio trovare anche il funzionario che segue poi tutte queste cose. Con Luca la settimana prossima ti veniamo a trovare. Lui
Disponibili per qualsiasi cosa, ora vi mandiamo le slide da risposta da me dopo cui ci avete inviato il list. C'è un'altra richiesta. Dottore, sì. Quando siamo usciti dall'accordo di partenariato, noi che siamo, come dire, persone che non sappiamo bene, ci può spiegare un attimino cosa significa? Certamente, allora su 14:20, no? Sì, ti sentiamo. I diversi fondi strutturali e di programma, come i fondi agricoli europei, FEAR, Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, nel 14:20. Erano tutti sotto l'accordo di partenariato. Che cosa significava? Andiamo allo stretto. Significava che i fondi convergevano verso una strategia comune, che era la strategia SNAI, e tutti i fondi dovevano metterci risorse per perseguire questa strategia. Come al solito, queste cose partono con i diversi fondi e poi spesso l'agricoltura rimane da solo. Comunque, noi siamo andati avanti. Questo significa fondamentalmente accordo di partenariato, avere una strategia unica, e nel 14-20 era la strategia proprio per le aree interne, verso cui i fondi convergono con degli obiettivi comuni e con degli interventi però separati. Questo significa. Grazie dottoressa, c'è un'altra richiesta. Grazie. Per quanto riguarda l'insediamento under 40, quali sono i tempi? Allora, io non so se avete visto che noi abbiamo aperto anche un bando che non prevede, cioè prevede un primo insediamento per i non giovani, li vogliamo chiamare così. Sì, sì. Cioè, coloro che hanno già superato la fatidica data del compimento dei 41esimo anno di età. Questo perché a livello europeo un giovane è colui che non ha ancora fatto i 41 anni. Ma per i giovani cosiddetti, che cosa è previsto a livello europeo? Il pensiero europeo parte da un'affermazione: chi si insedia la prima volta in un'azienda agricola ha il primo periodo di difficoltà, perché deve capire come produrre, come collocare soprattutto il suo prodotto sul mercato. Per cui il primo insediamento che cos'è? È un'integrazione di reddito per quello che si avvicina per la prima volta all'agricoltura per i primi 3 anni. L'Unione Europea dice: guarda, io non ti voglio, tu ti sei insediato, io non ti voglio fare scappare, perché le difficoltà che tu incontri sul mercato, con i lavoratori, eccetera, potrebbero farti venire la voglia di fuggire. Io ti do un piccolo aiuto economico per aiutarti per i primi 3 anni a portare avanti la tua azienda. Questo stesso principio, Marruzzo capisce però perché a chi viene fino a 41 anni tu gli dai 45.000 euro se in aree A e B, a chi è 50.000 euro se invece è nelle macro aree C e D. Tenete conto, io avrei fatto pure un divario maggiore, perché un giovane che si insedia in un'area interna rispetto al giovane che si insedia in un'area di pianura ha un valore, no, e quindi invece per il non giovane, chiamiamolo così, mi pare che gli importi che sono stati previsti sono più bassi, 25.000 e 30.000, se non dico sciocchezze, ma siccome mi ero stampata le slide, hai 30.000, hai 25.000.
allora me lo ricordavo, meno male, venga ancora forte me una, 25-30 mila. E il discorso è lo stesso, mo che tu tieni 41 anni, mo che brunettina. Però l'Unione Europea ha pensato di dare un qualcosa in più al cosiddetto giovane, ma la filosofia delle due misure è sovrapponibile, ovviamente. Ok, grazie, grazie. Poi c'è un'altra richiesta per quanto riguarda fattore didattica e recensione d'armi sui tempi. Sì. Allora, guarda, sulla recensione per i dati da fauna selvatica, io ho fatto pubblicare un avviso, non so se l'avete letto, nel senso che quello sono due interventi, no, nell'SRD 05. Da un lato i muretti, SRD 04, da un lato i muretti e dall'altro la difesa dalla fauna selvatica con ovviamente le recinzioni elettrificate. Boh. Che cosa ci siamo accorti, Gentil? Che quando stavamo per aprire il bando ci siamo resi conto che i cinghiali erano all'80% e parlando con l'assessore Caputo siamo arrivati tutti e due alla considerazione che già in agosto no, era il caso di portarlo al 100%, così come abbiamo portato, per esempio, questa è un'altra cosa che dovete sapere, al 100% l'eventuale difesa delle colture con reti antigranti, le reti antivento, tutto il centro. Per cui cosa significa questo? Che quando possiamo aprire il bando con la clausola di salvaguardia, il giorno che il Ministero carica la modifica nella quale abbiamo modificato l'aliquota di contributo dall'80 al 100% sulla piattaforma FSC, perché purtroppo oggi il regolamento 2116 ha normato questo aspetto. Quando si fa una modifica del programma bisogna aspettare di caricarla sulla piattaforma per poter uscire con un bando che dice l'aliquota è stata portata al 100%, ma questa modifica è attualmente in corso di istruttoria da parte dei servizi della Commissione, capito? Altrimenti io l'avrei aperto comunque. Questo che significa? Che non te lo so dire quando si apre. Ho capito, va bene. Fattori didattici anche. Quando è pronto, lo avevamo anche presentato alle organizzazioni professionali, ma poi abbiamo ragionato comunque in apprestamento che tu imprenditore ti fai per proteggere il tuo reddito, le tue colture, e quindi abbiamo detto evitarne farlo cofinanziato, altrimenti non si fa. Ok, ci chiedono anche per fattori didattici e agriturismo pure. Sì. Allora, l'agriturismo esce a luglio, state tranquilli. Okay. Quindi se voi poi volete ripetere questo incontro, noi siamo a disposizione. Grazie. Per quanto riguarda invece la parte esce educativo-didattica, insomma, no? della misura dell'SRT 03, usciremo sicuramente dopo l'estate. Se volete vi posso anche inviarvi, oltre la presentazione dell'SRT 01, il calendario dei bandi, su quale tutta modifica che c'è è quella che vi ho raccontato per i terrazzamenti e per le reti di protezione dei cinghiali. Benissimo. Va bene? Grazie, grazie. Luigi, grazie mille. Grazie. Buonasera. Buonasera, buon lavoro. Arrivederci.